dagli Spartiati, ricchi soldati che possedevano tutte le terre. La società di Sparta era poi composta dai Perieci, vivevano nella periferia ed erano commercianti ed artigiani, e dagli Eloti, erano gli schiavi, dovevano coltivare i campi degli Spartiati. I campi erano la ricchezza principale di Sparta. I Perieci, gli Eloti e le donne non potevano partecipare alla vita politica della città. A Sparta, tutti i bambini fino a 7 anni crescevano in famiglia. Dopo i 7 anni, i maschi andavano a scuola e anche le femmine andavano a scuola, dove imparavano a leggere, imparavano a scrivere, imparavano la matematica. Ma la maggior parte del loro tempo era dedicata all'addestramento nelle palestre per diventare soldati. I ragazzi, infatti, dovevano allenarsi a sopportare il dolore e la fame ed erano sottoposti ad una disciplina rigidissima. Anche le ragazze si esercitavano nello sport, come la lotta e il lancio del giavellotto. Non erano tenute chiuse in casa e non dovevano svolgere i lavori domestici che venivano fatti dagli schiavi. Innanzitutto, al vertice troviamo gli Spartiati. Erano i discendenti degli antichi conquistatori dori ed erano gli unici cittadini con pieni diritti, nel senso che non soltanto avevano i diritti civili, ma anche e soprattutto quelli politici. Erano i proprietari delle terre e fra loro si chiamavano omoioi, vale a dire uguali, questo perché i lotti di terreno, detti cleroi, avevano una estensione più o meno analoga. La cittadinanza degli Spartiati era per nascita, ma dovevano alla nascita essere accettati dalla polis, e soltanto i neonati sani e robusti lo erano. Quelli deboli o deformi venivano abbandonati sul massiccio del Taigeto, dove andavano incontro alla morte. Erano la casta dei guerrieri e si dedicavano esclusivamente all'arte militare. La loro formazione per l'attività bellica era durissima. A 7 anni venivano sottratti alla famiglia e educati in gruppo, con un vitto piuttosto scarso, tant'è vero che erano invitati a rubare, erano spronati a rubare senza farsi scoprire. Nel caso fossero stati scoperti, venivano puniti severamente. Al termine di questo apprendistato, per meglio dire, di questo addestramento, c'era la cosiddetta cripteia, un rito militare e iniziatico, diciamo così, di cui andremo a parlare fra poco. E a 20 anni entravano nell'esercito e soltanto a 30 era loro consentito il matrimonio in corrispondenza con l'ingresso nell'attività politica. L'addestramento militare in realtà durava fino ai 60 anni, quindi potremmo dire quasi per tutta la vita. E comunque, vita natural durante, c'era l'obbligo di un pasto comune. I pasti comuni degli Spartani venivano chiamati sissizi, e una delle pietanze più famose era il cosiddetto brodo nero, che era uno spezzatino di maiale con sanguinaccio e vino, quindi una pietanza certo non raffinata.
Abbiamo poi i Perieci. La parola Perieci significa abitanti dei dintorni. Erano i discendenti delle popolazioni indigene che si erano arrese ai conquistatori Dori. Erano liberi e vivevano appunto intorno alla città, in piccoli villaggi. Avevano diritti civili, quindi potevano esercitare vari mestieri, commerciare, dedicarsi all'artigianato, ma non avevano i diritti politici. Inoltre erano tenuti al servizio militare agli ordini degli Spartiati. Infine abbiamo gli Iloti. Erano i discendenti dei Micenei che si trovavano nella zona dell'antica Lacedemone e che si opposero ai conquistatori Dori, ma furono poi sconfitti e ridotti in schiavitù. Erano però schiavi della polis legati alla terra, il che vuol dire che non potevano essere venduti a discrezione degli Spartiati. Essendo un gruppo etnicamente compatto e molto più numeroso rispetto a quello degli Spartiati, era necessario tenerli sottomessi con il terrore. Di questo, in questo rientrava la cripteia di cui abbiamo parlato, che era una vera e propria caccia all'ilota, vale a dire un giorno all'anno era consentito uccidere un ilota impunemente. Ed era appunto una sorta di rito di passaggio che segnava la fine dell'adolescenza e l'ingresso nell'età adulta per gli Spartiati.